Durante gli incontri al meeting, anche l'orecchio vuole la sua parte. Vodafone ti invita a tenere il telefonino in modalità silenziosa. Buonasera, grazie eh, di essere qui, siete tutti qui e siamo anche noi per, soprattutto per ascoltare Ezuro Sotto e la sua straordinaria avventura. Eh, ma il racconto di Ezuro Sotto è anche un racconto che ha coinvolto e coinvolge proprio per la stessa natura della sua opera coinvolge e abbraccia tante altre persone e tante altre realtà. Noi siamo qui a presentare questo libro Dalla pietra al maestro, edito da Cantagalli, che eh, contiene una conversazione tra Ezuro Sotò e José Manuel Almussara, che è anche oltre, eh, oltre a lavorare alla Sagrada Famiglia e ad essere il padrino di battesimo di Ezuro Sottò e anche il presidente del comitato per la beatificazione di Antoni Gaudì, che che, una, che un intellettuale, un artista un uomo, un uomo d'arte eh, possa, possa accedere anche alla santità è qualcosa, eh, è qualcosa che non, non, non avviene da, dai tempi di Santo Maso d'Aquino. Perché Edith Stein, sì, era una filosofa, ma non è per quello che è stata fatta santa quindi è qualcosa di straordinario ma io credo che questo sia un grandissimo segno dei tempi eh, qui con me ci sono ci sono mh, diverse altre persone oltre ai già presentati ezzurro Sotto e José Manuel Almusara ci sono ehm, il professor Gabriel Cordoba che è l'autore di una bellissima e importante postfazione in una lettura teologica della facciata della, della, della Sagrada Famiglia e, eh, e poi mi scusi se la presento per ultima ma sarà la prima a parlare l'onorevole Luisa Santolini che è presidente della Fondazione Subiacense Vita e Famiglia, e famiglia che è, è stata Protagonista anche della pubblicazione eh, del, di, di questo libro. E vorrei chiedere subito all'onorevole Santolini il perché di questa iniziativa e, e, e di spiegarci che cos'è la Fondazione Subiacense Vita e Famiglia. Grazie. Non vi nascondo di essere emozionata. Vedervi così in tanti e sempre così presenti, io vengo praticamente tutti gli anni da un po' di tempo, mi emoziona sempre. E quindi la prima cosa che voglio dirvi è davvero un grazie di essere qui e di sostenerci nel lungo, lungo dell'anno, da un appuntamento all'altro, perché sappiamo che poi alla fine arriviamo qui e troviamo tanti amici. E questa è una cosa di cui vi sono molto grata. Secondo, ringrazio ovviamente eh, gli organizzatori che ci hanno dato l'occasione di questo incontro così importante, così bello. E io vi ruberò solo pochissimi minuti per ricordare a chi non lo sapesse che la fondazione è nata a Subiaco nei Monti Simbruini, che era luogo caro anche a Don Giustani, come tutti voi saprete. E questa fondazione si occupa di vita e di famiglia e vuole in qualche modo promuovere una riflessione seria, il più possibile seria, in un tempo tanto poco serio, sulla vita e sulla famiglia. E allora abbiamo istituito un premio, il premio San Benedetto, ispirandoci proprio ai luoghi in cui è nata la fondazione e cercando di dare dei riconoscimenti a, alle persone o alle realtà che in qualche modo avevano affermato il grande valore della vita e della famiglia e che avevano un risvolto e una, un respiro europeo. È stata una decisione bella. Alla lunga e alla fine, e lungo e questi anni abbiamo visto che è stata una decisione bella. Nel 2005 abbiamo dato il premio all'allora cardinale Ratzinger, che tre settimane dopo diventava Papa col nome di Benedetto. Per noi è stata una straordinaria esperienza. E vi assicuro che mi emoziona anche solo ricordarla. Abbiamo dato quel premio all'allora cardinale che fece una lezione magistrale proprio sulle radici, e, e sulle radici culturali cristiane dell'Europa e la crisi delle culture in Europa. L'anno successivo avevamo deciso di dare il premio alla Sagrada Famiglia, alla fondazione che sostiene e che promuove le opere della Sagrada Famiglia poteva sembrare strano dare un premio non a una persona ma a una fondazione, a un tempio. Ma eh, ci sembrava doveroso farlo perché questo tempio rappresenta qualcosa di straordinario nella storia dell'Europa e nella storia di tutti noi e perché eh, questo tempio è nato ed è andato avanti ed è stato in qualche modo eh, in, con alterne vicende costruito, poi se, si si è fermati, poi ha avuto vicende eh, le più diverse ed è nato ed è sorto nel secolo breve cosiddetto, che ha visto degli incredibili tragedie, il secolo breve del Novecento, che è stato un secolo devastato da genocidi e da eh, drammi inenarrabili. Ebbene, questo tempio, a nostro avviso, è la risposta a questi drammi ed è la testimonianza viva che i valori, quelli veri, quelli importanti, quelli fondativi di una persona, non hanno tempo, non hanno spazio e soprattutto non tramontano. I valori famosi che il Papa chiama quelli non negoziabili, che sono la vita, la famiglia e l'educazione. In questo tempio noi abbiamo riconosciuto la presenza viva di questi valori e ci siamo rifatti a quello che Giovanni Paolo II ha detto andando a visitare la Sagrada Famiglia e ha detto questo tempio di pietre ci ricorda un tempio fatto di pietre vive che è la famiglia. E allora era doveroso da parte nostra dare questo riconoscimento, siamo andati a Barcellona. E da lì è nata l'idea di questa pubblicazione, di far conoscere a più gente possibile e a portare in giro per l'Italia e per l'Europa una testimonianza importante come quella che sentirete questa sera. Siamo in un'epoca in cui la Chiesa è sotto attacco, ma anche la famiglia è sotto attacco. E c'è una corrispondenza molto profonda tra quel Tempio, la famiglia e il tempo in cui viviamo, un tempo difficile. E allora io mi auguro che da questa serata venga fuori un inno non solamente al Tempio e a quello che questo rappresenta e ha visto addirittura miracoli e, e conversioni, io mi auguro che davvero noi usciamo da qui con l'idea che dobbiamo in qualche modo... Salvare e difendere il tempio di pietre vive che sono le famiglie, le nostre famiglie, le vostre famiglie, quando c'è qualcuno che le vuole distruggere e che le vuole negare. Davanti a me c'è scritto: La verità è il destino per il quale siamo stati fatti, la verità della famiglia è uno dei destini per i quali siamo stati fatti, e tocca a noi probabilmente l'incarico di sapere della Sagrada Famiglia di Barcellona, ma di sentirci anche chiamati a difendere il tempio vivo di pietre vive che è la famiglia. Grazie. Allora, mi prendo ancora eh, pochi istanti per dire innanzitutto che secondo me è una cosa straordinaria, che qui abbiamo non solo Ezuro Sotto, ma anche due suoi amici. Eh, è una cosa straordinaria perché io qui parlo da scrittore e eh, da persona che nel mondo dell'arte c'è um, abbastanza dentro. Eh, la retorica che vuole l'artista solitario solo con la sua ricerca, solo con le sue ossessioni, è completamente spazzata via dall'esperienza che ci propone questo edificio straordinario che è la Sagrada Famiglia. Gaudì sapeva che non avrebbe potuto concludere quest'opera, anche senza l'incidente che l'ha portato via prematuramente ma in qualche modo aveva voluto e aveva anche progettato questo, perché il senso ultimo di quello che lui stava cercando nella sua opera non era riconducibile alla ristrettezza della propria individualità, ma coinvolgeva un popolo coinvolgeva, come dimostra questo bellissimo libro, l'universo, il mondo, tutte le forme. Eh, e quindi eh, il fatto che un uomo venuto dal Giappone con una mentalità completamente diversa che non ha cambiato, non ha dovuto rinnegare, perché se voi leggete questo libro... Si capisce benissimo che Tsuro Soto è un giapponese, con le sue grandi radici giapponesi, che addirittura l'esperienza cristiana approfondisce, rende più, rende, eh, rende più vere, rende più... Eh, e eh, l'idea che questa grande opera unica, eh, con testi e... Metta in crisi tutta questa mentalità per cui il genio non è comunicabile, per cui l'esperienza più profonda non può diventare l'esperienza di qualcun altro. Ecco, e, e questa opera che è una delle meraviglie di Barcellona, la meraviglia di Barcellona, che tutti conosciamo, eh, da tutto il mondo vengono per vedere quest'opera. Però, se noi la guardiamo più in profondità, aiutati dallo sguardo di Sotò, noi ci rendiamo conto che ci dice l'opposto di questa solitudine. Realmente, la verità di ciò che Gaudí cercava è una verità alla quale siamo chiamati a partecipare tutti. Questa è la cosa che più mi ha colpito di, questo, di questa conversazione bellissima. L'altra cosa che mi ha colpito è che questa è un'evidenza, quella che la Sagrada Famiglia ci propone è un'evidenza eh, che ha la sua radice nell'esperienza più naturale, nell'esperienza elementare dell'uomo. C'è una corrispondenza che in altre opere d'arte noi non troviamo, per esempio. Se io penso ai grattacieli di New York, penso a qualcosa che svetta verso il cielo, contro il cielo, come la torre di Babele. Una sfida, eh, un'opposizione. Mentre la Sagrada Famiglia ricorda i giochi, quasi i giochi dei bambini che prendono eh, al mare che prendono la sabbia bagnata e la fanno gocciolare e gocciolando crescono queste forme che poi naturalmente cadono immediatamente. No? Però questo movimento di qualcosa che cresce ma perché prima scende è Qualcosa di molto più connaturale. Tant'è vero che i bambini amano enormemente la Sagrada Famiglia e prima Ezuro diceva: dice, ma eh, questo è perché la parte più vera di tutti noi si riconosce nell'esperienza del bambino. Una esperienza che diventa capace di far partecipare altri. Tant'è vero che ci sono qui José Manuel Almussara e. Gabriele Cordoba, eh, due amici, due persone che partecipano profondamente eh, eh, all'esperienza all unica che questo artista ci trasmette eh, e, e, e ci comunica. Perché nessuno al mondo nessuno al mondo può dire le cose oggi che dice Zuro Sotto, ma allo stesso, eh, nello stesso tempo, queste cose div diventano eh, esperienza possibile per tutti. Questa è una cosa straordinaria che l'arte del Novecento aveva completamente dimenticato e abbiamo la testimonianza di Gaudí che invece ci dimostra che è vera. Allora, io chiedo adesso al professor Cordoba, se vuole, o oh, a. Eh, non so chi, chi vuole cominciare a eh, portare la loro testimonianza, eh, per poi lasciare no. la parola a Ezzuro Sotto. Sì. Buonas tardes, buon pomeriggio e grazie di averci chiamato a partecipare a questo incontro. Per me è un onore essere in questa sede con voi e condividere alcuni minuti proprio dialogando con voi. Certo, potremmo dire moltissime cose su Antoni Gaudì, sul mio amico Izzuro Sotò, ma forse, forse quello che adesso mi sgorga, mi esce dal cuore, perché ho appena partecipato ad una mostra con alcuni amici che sono qui, ho visto delle opere meravigliose, Santa Cecilia, delle opere di scultura meravigliose il simbolismo delle due dita di un dito e quindi dal dolore, dal martirio ci viene insegnato ci viene trasmesso appunto la Santissima Trinità Trino è uno e anche Antoni Gaudì lo fa ed è una delle cose che ho parlato con Ezzuro Soto e con altri la Sagrada Famiglia è un tempio a croce latina Hay construidas las dos. Con le due facciate secondarie e ci manca ancora la facciata principale, che ovviamente dà finura, a sud perché vediate, la comprendiate la finezza proprio di Antoni Gaudì, il suo amore grandissimo, il suo grandissimo arte, verso il Signore e come attraverso la sua attraverso arte ci mostra la sua vita, la interiore, vita interiore, interiore, la sua vita artistica, artistica, le sue conoscenze bellezza, artistiche, tecniche di bellezza, di verità, di sacrificio. Per entrare, per entrare nella Chiesa sono necessarie fondamentalmente due cose. Entrando dalle facciate secondarie ci sono tre porte che simboleggiano le tre virtù teologali, come sapete. Regalate senza sforzo ci vengono date dal Signore. E nella facciata ancora mancante abbiamo cominciato a costruire le fondamenta e la facciata della Gloria, che dà sulla facciata sud, lì avremo sette porte, i sette sacramenti. Quindi, con le virtù teologali e con i sacramenti, uno già può agire da cristiano e questo semplicemente volevo dire è una trasmissione di Antonio Gaudi. Ma c'è dell'altro, se ci concentriamo sulla facciata della Natività su cui Ezuro Sotò ha messo la sua arte e anche ha dato le sue preghiere e ha svolto i propri sforzi, le tre porte, quella centrale è maggiore di quelle laterali? Perché? Perché è il simbolo della carità e come sapete la carità, la carità è, eterna. è eterna la fede e la speranza, la e la speranza finiscono quando moriamo. Portanto, noi moriamo quindi la carità al centro e al centro di questa porta che è una parabola al centro l'amore l'amore del Signore nei confronti degli uomini l'amore più grande che è appunto la nascita è dall e dall'altra natività Dall'altra parte dovrebbe, dovrebbe, ci sarebbe, c'è la flagellazione, ma ci dovrebbe essere la morte di Gesù. In, una, in altri punti della sacra, della sacra Famiglia ci sono, e ovviamente sono cose che sono state spiegate da Ezuro Sotò, e sono cose che spiega nel libro, no? dalla pietra al maestro, il maestro è Gaudì, per arrivare poi al maestro supremo, a Dio. Siete qui per ascoltare il Zuro Soto e quindi non desidero dilungarmi, ma nelle parti laterali delle navate c'è una sorta di riassunto, un'interpretazione personale nei finestroni e su alcuni pilastri che con iscrizione in catalano e in latino appunto ci sono i doni che i re magi apportarono a Gesù a Betlemme oro incenso e mirra come tutti sapete e Gaudi ovviamente dice elemosina eh, preghiera e sacrificio e con questo si costruisce la sacra famiglia e con questo dobbiamo costruire il tempio il tempio che sia il tempio scusate che siamo ognuno di noi. Come introduzione penso che questo possa bastare. Grazie. 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 In primo luogo, come diceva l'amico José Manuel Almazara, è un onore, è un onore poter essere qui assieme a tutti voi e mostrare qualcosa, mostrare qualcosa di quello su cui stiamo lavorando per Antonio Gaudì e soprattutto perché, e soprattutto perché venga conosciuto come un vero e proprio credente. Noi siamo amici. E proprio in base, grazie a questa amicizia, il nostro, il nostro desiderio è quello di dare a Gaudì il posto che gli spetta come persona, come persona creata da Dio e quindi che tende nella sua vita personale alla unione con lui all'unione con il Signore. Ahí que el que il lavoro che stiamo portando avanti muestra, no un non mostra un genial, architetto lo geniale, è. lo è, è un architetto con geniale con tipo conoscenze di natura scientifica fuertes, molto marcate, ma al di là di questo, il, il profondo è la base artistica. profonda della sua creazione artistica che noi vogliamo sottolineare. En la Nella storia abbiamo visto grandi e numerosi architetti, Pero ma a su obra che, vive, che, che vivesse proprio dedito de su, alla sua opera per. Dios. Il suo strettissimo rapporto con Noi, Dio, beh non ce ne sono tanti, non ne possiamo annoverare tanti. Non è possibile capire la Sacra Famiglia senza questa ragione così forte, così potente, che è la ragione ultima della sua vita. Antonio Gaudì, un di Gaudì eh, ha un processo di conversione, Era veniva da una famiglia religiosa, Pero, eh, ma un ha avuto un processo di conversione durante la sua vita le va e praticamente Dio entra en nella sua vita en su e quindi vi è una dedizione proprio personale en di en Gaudì tenía, como... in tutte le capacità che Gaudì aveva. Come capacità come architetto per fare tutto de su, de su vita in funzione religiosa. della sua profonda Solamente vita religiosa. Cose. Vorrei semplicemente eh, sottolineare due cose. Lui ha avuto due momenti molto forti de, su vida, nella sua punto de vita eh, prima di Uno, morire. Prima della costruzione della parte alta del la, Tempio, la nella cripta, lui ovviamente eh, li, i lavori erano già iniziati a livello della cripta nella il Sacra il Famiglia, cripta, lui finisce la cripta alto, e quando comincia a costruire a te, la parte superiore del Tempio, ayuno, un totale, fa un ascetismo totale, un completo digiuno per, appunto, in onore di questo tempio. Praticamente è in punto di morte e per obbedienza lascia il digiuno. Il secondo momento è una malattia nel 1911, una malattia che lo colpisce in quell'anno. Che, a punto di morire, le che praticamente lo davano come morto. Ci sono scritti che ci indicano che una notte muerto, avevano già detto che Gaudí è morto, però non fu così ma non è questo stato così, non era morto. Questo nella tradizione Dio. mistica, nel rapporto con Hai Dio, momento, ci sono due momenti in cui l'anima, e qui la, la è chiaro, la tradizione mistica spagnola è, mistica in spagnola in è molto chiara, in San Giovanni della Croce, in Santa Teresa di Gesù, c'è una notte dell'anima dell e c'è una notte dello spirito. E e questo, secondo noi, in Gaudì avviene. Quando esce da questa notte che è consegna totale al Signore, a partire da quel momento Gaudì vive, vive nella Sacra Famiglia e non fa nessun altro lavoro civile, si dedica come se fosse un monaco. È Vuole solo esprimere la bellezza del Signore attraverso la sua arte. Non ha voluto più fare nient'altro dopo questo momento, solo questo. La vita di Gaudí, consegnata, dedita al Signore, è un esempio specifico di un processo di conversione e di unione con Dio che termina nella massima espressione di bellezza della persona. Persona che è unta dal Signore. Questo è quello che vogliamo dimostrare e mostrare. E questo è quello che in un certo qual modo il nostro amico Ezuro Soto cerca di mostrare e vive e di vivere personalmente. Nient'altro, grazie di avermi ascoltato. Vi ringrazio molto per avermi invitato qui. Ogni volta che vengo al meeting sono molto contento. Non sono semplicemente contento, sento una vera e propria felicità perché mi sento riunito alla mia famiglia. La mia famiglia siete voi e per me questo è un gran motivo di felicità. Grazie, grazie, signora e signor grazie quindi alla signora Santolini, grazie a Luca Doninelli che ci hanno dato questa possibilità di essere qui. Per me è molto importante. Questo libro è una grande occasione. Ma è molto difficile per me dirvi tutto. Io sono uno scultore, il signor Doninelli è uno scrittore, c'è un po' di differenza. A me piace di più toccare direttamente, e questo è anche quello che faccio oggi con voi. Per me, le parole sono come foglie, sono. Foglie che noi ci scambiamo, ci scambiamo parole, le parole portano un'energia e questa energia ci fa crescere. Per questo, Gaudì ha sempre studiato, ha sempre chiesto ai suoi amici, sacerdoti o vescovi, chiedeva sempre questo. La persona che cerca la verità diceva incontra veri amici. Io cercavo in realtà semplicemente la verità. Sono arrivato alla Sagrada Famiglia, sono arrivato come scultore, ma io cercavo la verità e come oggi ho incontrato degli amici. E questo mi arricchisce molto, questo mi conferma che sono sempre più vicino alla verità. Ma continuo a cercarla, continuo sempre a cercare la verità. Sono 30 anni ormai che lavoro sulla facciata della Natività, un'opera famosa che ormai è diventato un monumento riconosciuto come patrimonio culturale dell'UNESCO. Ebbene, io lavoro su questa facciata della Natività e nel mio lavoro devo molto a voi, devo molto all'Italia, perché questo tempio è come un presepe e tutti sanno che il presepe è arrivato dall'Italia alla Spagna. Abbiamo lavorato tutti a questo gran presepe, a questo gran monumento dell'umanità, che è stato poi riconosciuto anche dall'UNESCO. Noi oggi stiamo costruendo, nel 125 anniversario della Sagrada Famiglia, stiamo costruendo quindi da 125 anni questo monumento. E io penso che Gaudí cercava la verità. Però, la verità, ma cercando la verità momento, al contempo, costruiva, il, costruiva se stesso a e è riuscito a perfezionare se stesso. Io dico a Quindi io dico sagrada a tutti che a la sagrada famiglia era, ancora Gaudì. non è conclusa, ma Gaudì ha completato, ha perfezionato quello che lui voleva e questo, eh, questa è la cosa più importante, una, una persona che cerca la verità come fate voi, come facciamo noi che siamo qui. Noi ci riuniamo tutti insieme e ci riuniamo in un tempio, è un vero tempio in cui ci riuniamo e non ci sono sculture, non ci sono decorazioni o mosaici. Io sono convinto che sono in mezzo a e dentro un bel tempio, accompagnato da voi, e in questo luogo posso dire tutto quello che penso senza paura. E questa mi dà moltissima energia, molta felicità. Questo è il vero tempio. E non vi dovete dimenticare di questo. la Sagrada Famiglia non è finita e ci sono molte persone che chiedono ma come si può costruire se ormai Gaudì è morto ho sentito dire che ormai non abbiamo più i disegni come riusciamo a costruire questo monumento e io Rispondo a queste persone che abbiamo disegni più solidi, più importanti di quelli che servivano a spiegare come sarebbe stata la Sagrada Famiglia. È lo spirito di Gaudì che ormai è concluso, che esiste, che abbiamo. Se manteniamo lo spirito di Gaudì, manteniamo lo spirito della Sagrada Famiglia. E in quel caso non ci allontaneremo dal cammino, dalla strada di Gaudì. I dettagli non sono importanti, la cosa importante non sono i disegni. La cosa importante è lo spirito di Gaudì e lo spirito della Sagrada Famiglia. E queste sono parole di Gaudì. Lo spirito qual è? Collaborare, stare sempre in contatto con Dio. Qualcuno ha chiesto a Gaudì: Lei è un genio. Da dove viene la sua genialità e lui rispose io collaboro semplicemente alla creazione di Dio, io non sono un architetto, non sono uno scultore, non ci sono medici, avvocati o ci sono, ma comunque tutte queste persone collaborano con Dio. E noi tutti, tutte queste persone collaborano alla costruzione della Sagrada Famiglia. E questa è la costruzione più importante. Questa è una costruzione molto più importante che non quella della Sagrada Famiglia. Noi collaboriamo alla creazione di Dio insieme. Per questo io ho molta fiducia in voi. Grazie. Allora, a questo punto potremmo anche andarcene a casa, mi sembra che sia finito. Io mi ero preparato alcune domande a cui mi piacerebbe che sotto rispondesse. Eh, in molte parti di questo, di questo libro, tu parli del simbolismo e prima noi abbiamo accennato al tema del simbolismo. Lui dice che... Eh, eh, il, 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 il simbolismo della Sagrada Famiglia è un simbolismo che a prima vista, per esempio, sembrerebbe eh, respingere i bambini, le persone semplici. Invece sono proprio le persone semplici eh, che avvicinandosi a quest'opera eh, si avvicinano maggiormente a, a, al suo spirito. E, allora io vorrei sapere, eh, ne abbiamo parlato prima, mi piacerebbe che lo dicesse ancora. In che cosa consiste? Qual è il senso del simbolismo della Sagrada Famiglia? Prima di rispondere a questa domanda, quindi di affrontare il tema del simbolismo nel Tempio della Sagrada Famiglia, vorrei spiegarvi... Qual è la filosofia, qual è il contenuto dell'insieme, del simbolismo? Per me il simbolismo è, ad esempio, quando uno guida la macchina e decide dove andare, se vuole andare a Rimini, se vuole andare a Bologna. Questo è un simbolo, volendo, una meta. Il simbolo è qualcosa che ci aiuta a scegliere la nostra meta. Ognuno decide dove vuole andare e trova un simbolo che lo porta verso il suo eh, obiettivo, verso la sua meta. E quindi potete immaginare, se tutti noi chiudiamo gli occhi non vediamo nulla e non possiamo distinguere, sapere dove vogliamo andare. Ci sono molte persone che sono cieche e hanno questa difficoltà, non sanno dove vogliono andare. Io direi che noi siamo ciechi e quindi abbiamo bisogno di simboli, abbiamo si bisogno di simboli che ci indichino la nostra strada, che ci facciano porre delle domande. Il simbolo sta nel distinguere tutto ciò che abbiamo intorno a noi, riuscire a distinguere. Quindi arrivare all'essenza delle cose, riuscire a collocarle, a situarle. E Dio ha creato questo universo e prima che lui arrivasse tutto era caos, era gas. Che cosa ha fatto? Lui ha separato la, tel, la terra, ha costruito ha creato le stelle, ha creato l'acqua, c'è stata una separazione, grazie a questo noi possiamo camminare sulla terra e nuotare nell'acqua, riusciamo a navigare verso il nord grazie alle stelle, questo è il simbolismo, il simbolismo consiste nel fatto che ognuno cerca il proprio cammino, e grazie ai simboli riesce a sapere dove vuole andare. Quindi la Sagrada Famiglia è piena di simbolismo, ma se la persona che osserva la Sagrada Famiglia non cerca nulla, non troverà nulla, ma una persona che cerca qualcosa, senza sapere esattamente che cosa, non è importante, ma se una persona cerca qualcosa eh, potrà chiedere che cosa significa questo, potrà dire che cos'è questo. Molti giapponesi per esempio vengono e fanno molte domande e io dico questa è la mano di Dio e nella mano ci sono degli occhi. Perché nella mano ci sono degli occhi? Perché questo è il simbolo dell'Onnipotente che conosce tutto e a che riesce a rispondere a qualunque domanda. Questo è Dio. E i giapponesi dicono: Ah! E cominciano a avviarsi su questa strada come fossero bambini, perché loro non sanno dove andare, non sanno nemmeno che cos'è il pericolo, però chiedendo. E guardando questi simboli troviamo la nostra strada. E Gaudì sulla Sagrada Famiglia voleva mettere molti simboli. E io direi che la Sagrada Famiglia è un luogo in cui si possono trovare quasi tutte le risposte. E anche quando non c'è una risposta, grazie a questo monumento si può trovare. E chiunque. Chiunque, indipendentemente da quello che fa, chiunque e indipendentemente dai problemi che possa avere, la vita è molto dura a volte, chiunque può trovare una risposta alle sue domande più profonde. Perché Gaudí ha offerto questi simboli per aiutarci a camminare bene, a trovare la giusta direzione. Questo è il simbolo nella sagrada famiglia. Ma se non ci sono domande, se nessuno cerca la verità, questi simboli, questo simbolismo non servirà a nulla. Come sempre. Un'altra domanda. Che colpisce molto eh, il lettore di questo, di questo libro e, e, e che si trova nel titolo Dalla pietra al maestro. E la, la M di maestro è, è maiuscola. Eh, è, è maiuscola e quindi eh, descrive un cammino lungo, e, e, e drammatico e splendido insieme. E io sono. Mh, eh, sono stato molto colpito dal fatto che tu hai vissuto tutto quello che hai vissuto, hai compiuto tutto questo cammino a partire dall'amore per la pietra, perché tu sei arrivato a Barcellona armato, l'unica cosa che tu avevi era l'amore per la pietra. Come è stato possibile questo? Questa è una storia meravigliosa. La, lo, sì. ya, eh, lo sapete già tutta la storia cristiana, eh, la storia cristiana eh, in realtà i eh, i è i molto i riconoscente alle pietre, pietre le pietre sono vive noi siamo pietre vive anche io prima non lo sapevo io cercavo la pietra e non so in realtà perché, il perché di questa attrazione eh, posso dirvi che quando ero professore d'arte, andavo a scuola e, e vidi un blocco di pietra lungo una strada e uno scalpellino che la lavorava e dissi ma io già da molto tempo non lavoro la pietra e, e in realtà mi sembrava che lui mi avesse rubato il blocco di pietra che era mio, che era in qualche modo il mio destino. E dico, pensai: se le, dico questa cosa alle persone per strada, penseranno che sono pazzo? Io dico: La pietra mi ha rubato la mia arma. A quell'epoca pensai questo. Quindi cercai subito un blocco di pietra e pensai che la mia anima stava dentro il blocco di pietra. E io mi accorsi che non avevo un'anima. E per questo avevo bisogno di un blocco di pietra che è molto duro, ma che mi consentiva con ogni colpo che le davo di eh, eh, tirare fuori il mio sangue. Il blocco di pietra è molto duro e io cercavo in realtà di eh, sapere, di eh, trovare la mia anima in questo blocco di pietra per capire chi ero io. Per questo andai alla Sagrada Famiglia. Noi siamo seduti qua, ma in realtà siamo sopra un blocco di pietra che è la terra, si chiama terra, perché noi ci troviamo semplicemente sulla superficie, ma sotto c'è un blocco di pietra. Si dice che la pietra trasforma la sabbia, l'uomo trasforma le lacrime. Stiamo vivendo eh, su un blocco di pietra che è la terra che sta galleggiando, eh, perché in realtà stiamo galleggiando, non siamo, la terra non è sostenuta, stiamo galleggiando, stiamo girando intorno al sistema solare, sapete a quanti chilometri all'ora? A 100.000 km all'ora, 100. all stiamo viaggiando, eh, quindi voi come potete rimanere qui seduti tranquilli? In realtà, Viaggiamo vorticosamente. Ma perché? Perché questo enorme blocco di pietra che viaggia a questa velocità viaggia a 100.000 km all'ora, ma ci troviamo in una galassia, in una galassia, e questo ci consente di ammortizzare questa velocità. Quindi c'è questo pezzo di pietra che si chiama Terra, che viaggia a una gran velocità, e che cosa possiamo fare? Dobbiamo lavorare, ma per me lavorare è pregare, è cercare la verità, è l'unica cosa che possiamo fare. E sempre confidare in Dio. Quindi siamo su questa pietra che viaggia. Un'altra cosa che vorrei dire è che io non so eh, quando arriverà. La fine, o dove sarà la fine dell'universo? Io so comunque cosa c'è alla fine dell'universo: ci sono pietre. Perché Dio ha fatto prima le pietre e poi noi, con lacrime di pietra: è passato. Lo sé. Lo volevo aggiungere qualcosa il simbolismo di Gaudì nella Sagrada Famiglia è la massima espressione della sua vita professionale e spirituale perché ha lavorato dal 1883 fino a quando è morto oltre 40 anni ma la grandezza di Gaudì credo almeno che sia proprio questa ricchezza del, per l'amore nei confronti del Signore mettersi al servizio del Signore lo vediamo anche nelle sue opere civili ad esempio la Casa Bagliò che è una casa che è nel Paseo de Grazia è quella più piccola l'altra è la Pedrera è un edificio di alloggi, di appartamenti e c'è una croce con ilunga, il M il ilunga la Pedrera Dovrebbe comportare la Vergine con due arcangeli. E adesso sono 100 anni dall'inizio della sua costruzione, 1906, fino all'11 quando Gaudí si sposta definitivamente nella Sagrada Famiglia, ancora incompiuta, come la Sagrada Famiglia, perché manca ancora la Vergine e i due arcangeli. Dal 92, Ezuro, Soto e Dio ci stiamo adoperando, ma stiamo ancora riflettendo. Con questo voglio dire che Gaudì mette l'amore verso il Signore in tutte le sue opere, grandi o piccole che siano, nel parco Eguel, che ha vissuto con i suoi genitori e la cugina fino a quando non è morto, nel pezzo di pianura fino a casa sua, ci sono praticamente 150 grani del rosario come se fossero proprio i grani del rosario. Poco prima che morisse. Eh... Un, feci una domanda a, al grande eh, scrittore e critico d'arte Giovanni Testori, che è stato un grandissimo amico del nostro meeting, e, gli chiesi che consiglio daresti tu a un giovane artista, uno che vuol diventare, che vuol fare l'artista. E lui rispose così: dice: Una sola cosa, amare la realtà. Perché dentro l'amore per la realtà condotto fino in fondo noi non possiamo non incontrare colui che l'ha fatta. Dice, per il resto dice non ci sono precetti. Perché se così facciamo riusciremo bene anche quando sbaglieremo. Mentre se così non facciamo, se non riconosciamo questo, per quanto noi calcoliamo al millimetro le cose giuste da fare sbaglieremo sempre e comunque. Eh, questo amore per la realtà è la grande testimonianza, questo amore re, per la realtà che apre e spalanca, tant'è vero che eh, abbiamo incontrato un'amicizia questa sera, non solo la genialità di un artista e, 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 la, e la genialità del grande architetto, ma abbiamo incontrato una storia, eh, una storia che va avanti. E questa è per me, è, credo, insomma, la, la cosa più straordinaria. L'altra cosa che volevo dire è che questa amicizia è un'amicizia eh, da cui nascono delle cose, non è, una, non è un passamano, non è un passaparola, ma eh, si realizza eh, nella, nella, mh, nella fecondità, perché fa parte della Sagrada Famiglia tutto quello che Zuro Sotto fa, ma anche quello che ha scritto lui è parte, No? Giovanni Testori diceva sempre: quando un, un, un critico scrive qualcosa di importante su un'opera, le sue parole restano attaccate per sempre a quest'opera. E, e, e ugualmente le parole di questi amici, eh, voi leggete questo saggio eh, finale bellissimo eh, di Gabriele Cordoba, eh, sono anche queste parte dell'opera eh, che si fa. Ecco, eh, questa, questa unità, questa amicizia, questa, eh, 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 questo amore per la realtà che ci fa incontrare chi l'ha fatta e chi la conduce, come diceva lui, parlando del simbolismo, al destino per il quale siamo stati fatti. Questo mi pare un motivo più che sufficiente per il premio eh, così apparentemente pazzo che avete deciso di dare alla Sagrada Famiglia. Io vorrei alla fine del nostro incontro. Eh, lasciare la parola all'onorevole Santolini perché ha un appello da fare. Eh, sì, io veramente sono, sono molto onorata e, e anche commossa per questo incontro, perché non capita tutti i giorni, perché era impensabile che avvenisse questo quando anni fa abbiamo deciso di dare questo premio ed effettivamente questa esperienza... A Barcellona l'anno scorso, ora qui l'idea di la pubblicazione di questo libro nella nostra collana della fondazione, eh, i cantagalli che sono dei cari amici e che seguono sempre le nostre idee, appunto a volte un po' pazze, eh, fa sì che questa di sta diventando una storia straordinaria e mi auguro che davvero prosegua. Allora Soto dice che ha iniziato a lavorare nella Sagrada Famiglia quando gli hanno sottoposto una prova che doveva fare una, una, una scultura per essere ammesso a lavorare alla Sagrada Famiglia e quando è stato ammesso dice nel libro io finalmente realizzavo il mio sogno iniziare a lavorare nel Tempio della Sagrada Famiglia. Loro hanno lavorato fisicamente a questo eh, incredibile Tempio. E noi abbiamo dato il nostro piccolo contributo così come potevamo adesso. Questo tempio attraversa ed è uno delle grandi riferimenti delle radici del, cristiane dell'Europa che qualcuno vuole negare, che non sono solo le cattedrali gotiche o le edicole dedicate alla Madonna all'incrocio delle strade o nelle stradine di campagna. L'Europa parla cristiano però la Sagrada Famiglia. Qualche cosa di incredibile di queste radici cristiane. Ebbene il mio appello è di darci una mano e voi lo potete fare, non solo i presenti qui in sala, ma tutti quelli che in questi giorni passano qui a Rimini, perché eh, in questo momento noi ci siamo resi promotori come Fondazione Sublacense di una campagna perché il Ministero dei Lavori Pubblici spagnolo ha approvato un progetto che mette in serio pericolo la stabilità di questo tempio. Perché la stabilità strutturale? Perché ehm, vogliono in maniera imminente, il progetto è già stato approvato, vogliono costruire un tunnel per la linea ferroviaria dell'alta velocità. Che dovrebbe passare esattamente sotto la facciata principale dell'edificio, sotto la facciata della Natività di cui abbiamo tanto sentito parlare. Noi stiamo cercando di opporci, come è possibile fare, ma siccome in qualche modo questo gemellaggio tra adesso il meeting, ma anche su Biaco e Barcellona, questo triangolo incredibile può fare grandi cose, vi chiediamo di darci una mano e di fare anche voi qualcosa per la Sagrada Famiglia e dovreste andare sul sito, un sito che si chiama sosagradafamiglia.org e andando lì trovate un, 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 il modo per far arrivare una mail di eh, richiesta, di ripensare a questo progetto, che sarebbe veramente un altro modo di attaccare in maniera diversa, ma forse anche più grave, le radici che a noi stanno tanto a cuore. E, quindi ci potete dare una mano e se avete voglia di altre informazioni allo stand della Fondazione Su Blacenza e Vita e Famiglia le trovate. E qui abbiamo sparso un po' di piccoli cartoncini dove ci sta questo indirizzo dove potete darci una mano. Contiamo su di voi che su queste cose ci credete. Allora, grazie. A tutti ricordo che domani gli autori saranno in libreria dalle 15 alle 17. Vi ricordo ancora www.sosagradafamiglia.org. Ringrazio tantissimo Ezzurro e i suoi amici e quella che ci hanno testimoniato. Grazie. Grazie a tutti.